Che cosa perdono i nostri ragazzi quando sono sempre trovabili? Ci hai mai pensato? Pensa a come viviamo nella società di oggi, soprattutto come vivono i nostri figli. Sì, è vero, loro vanno in giro, fanno cose, vedono gente, come si suol dire, ma nel frattempo in qualche modo sono sempre rintracciabili. Sono in giro, li rintracciamo con un messaggino, con una telefonata, oppure addirittura per chi di voi li utilizza attraverso il parental control software. Quindi possiamo in ogni momento vedere dove i nostri figli sono, proprio all'interno di una mappa, che cosa fanno e così via. Ora, un po' di, non dico controllo, però sicuramente una forma di protezione è sempre giustificabile, sicuramente, ma hai mai pensato a che cosa perdono i nostri figli nel momento in cui noi non li lasciamo esplorare il territorio fuori casa per conto loro? E soprattutto anche arrivando in situazioni ovviamente controllate, ci mancherebbe, adatta alla loro età, in cui se la devono cavare da soli. Mentre invece oggi anche noi genitori, noi adulti, siamo sempre a portata di messaggio o di telefono. Se c'è qualcosa, noi veniamo chiamati per risolverlo. Pensate ai nostri tempi. Ai nostri tempi si usciva, adesso non so voi, ma io uscivo a volte addirittura alle 7 di mattina e, ad esempio, quando andavo all'università, tornavo a volte addirittura anche a mezzanotte. E in quel lasso di tempo, dalle 7 di mattina a mezzanotte, i miei non sapevano neanche dove io fossi. Non esistevano i cellulari, quindi potete poi tranquillamente immaginare. Ora, in quel lasso di tempo poteva capitarmi qualunque cosa. Stava a me, in qualche modo, riuscire a cavarmela. Ora, attenzione, con questo non sto dicendo prendiamo i nostri ragazzi e buttiamoli nella fossa dei leoni. Ci vuole sempre un equilibrio tra le cose. Però io noto, essendo appunto per lavoro molto in contatto appunto con i genitori, che spesso si diventa ultraprotettivi, overprotecting mi verrebbe da dire. Quindi anche situazioni che potrebbero tranquillamente, a cui potrebbero tranquillamente far fronte loro, tendiamo ad intervenire sempre noi. In questo modo noi li priviamo di esperienze. E questo è molto importante, perché sappiamo benissimo che sono le esperienze che li fanno crescere, non solo le esperienze, ma anche quei piccoli, quelli che io definisco piccoli drammi quotidiani, che man mano imparano a risolvere mentre crescono. Il problema è che poi noi, se noi interveniamo appunto prontamente, è come se li privassimo di questa cosa qui. Se noi non insegniamo ad andare in bicicletta e ad un certo punto lasciamo questa bicicletta e vediamo il nostro figlio che barcolla, ma se finché barcolla noi continuiamo a tenerla, capisci che difficilmente imparerà ad andare in bicicletta, ok? Questo è un esempio, però prendilo e trasferiscilo alla sua vita quotidiana. Quindi parlo di piccoli litigi con gli amici, o vabbè, oggi giorno il fatto di perdersi in una città è quasi impossibile, anche loro hanno comunque le mappe sul cellulare e va benissimo così, però lasciamo che siano loro eventualmente a trovare la via di casa e via di questo passo. Ossia, il consiglio è sempre lo stesso, quello che do sempre ai genitori in questi casi. Innanzitutto capiamo le capacità reali, effettive di nostro figlio, non le nostre capacità desiderate, perché purtroppo a volte c'è molta differenza. Quindi le effettive capacità di nostro figlio, e all'interno di queste capacità valutiamo se possiamo fargli correre quelli che io definisco rischi calcolati, rischi controllabili. Come dicevo prima, quei piccoli drammi quotidiani che i nostri ragazzi possono far fronte, a cui possono far fronte, magari anche sforzandosi, per carità, magari anche con fatica, però poi ce la possono fare. E questo perché così nel frattempo gli insegniamo anche tutto un discorso di capacità e gli instilliamo il senso di potercela fare, il senso di autoefficacia che io purtroppo vedo mancare in alcuni ragazzi, sicuramente non per colpa loro, ma perché noi adulti prima di tutto li priviamo di queste esperienze. Bene, che cosa ne pensi? Scrivemelo nei commenti. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo, iscriviti, c'è il mio canale Telegram, anche tutti i link sono in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!